Signor Andrea Andreozzi, accolto ieri dalla popolazione, ha preso formalmente possesso della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Dopo i saluti a Marotta e al Pincio, l'emozionante celebrazione in cattedrale con la lettura della bolla papale. Questa mattina la prima santa messa officiata dal neovescovo per il santo patrono San Paterniano. Celebrazioni, mare, gite fuori porta, ecco che cosa hanno fatto i fanesi e i turisti in questa calda giornata di festa. Questa mattina sono qui al mare e poi pomeriggio vado alla messa stasera verso le 9 e poi la passerò vado su in città, c'è la tombola. Questa sera torna in piazza 20 settembre la tradizionale tombola di San Paterniano, il ricavato sarà devoluto alla mensa dei poveri. Negozi aperti anche la sera e promozioni speciali, iniziati i saldi estivi 2023. Io ho appena acquistato un paio di scarpe in saldo di ottima marca e quindi sono soddisfatta. I 1500 a Saltara di Colli al Metauro per la 21esima edizione di Saltarua che tra musica, arte ed enogastronomia si è confermato uno degli appuntamenti più attesi ed amati dell'estate. Benvenuti, cari telespettatori di Fano TV, ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. In un clima di festa, ieri è stato accolto al Pincio di Fano il nuovo vescovo Andrea Andreozzi. Ad attenderlo le autorità di tutte le diocesi riunite, i sindaci, il prefetto, le forze dell'ordine e una folta rappresentanza del clero e tantissimi giovani. Il presule, con il suo sorriso e la sua semplicità, ha conquistato tutti. C'era per noi Massimo Foghetti. Da ieri, Monsignore Andrea Andreozzi, in un clima di festa e di cordialità, ha preso ufficialmente possesso della sua diocesi. La città di Fano, ma anche i rappresentanti delle altre diocesi riunite, Fossombrone, Cagli e Pergola, lo hanno accolto con gioia, facendogli subito sentire il calore del loro abbraccio. In un pomeriggio davvero caldo, fanesi e autorità provenienti da tutta la diocesi gli hanno espresso il loro benvenuto sul palco eretto al Pincio, dove il sindaco Massimo Seri ha donato al presule un cofanetto contenente due stemmi, quello antico e quello moderno di Fano. È un po' come avergli consegnato le chiavi della città. Fano è molto cambiata in questi anni, come sono cambiati i tempi in cui viviamo. Le recenti crisi congiunturali, la pandemia prima, la guerra poi, hanno profondamente trasformato le persone che oggi sono scettiche, insicure, insoddisfatte. Eppure Fano ha dimostrato in questi anni che l'unione fa la forza, che se si resta uniti si possono affrontare meglio anche le situazioni più dure. Non solo, nonostante una tendenza all'individualismo e alla chiusura, Fano ha mantenuto intatta la capacità di saper accogliere. Un concetto questo che è stato ripreso anche dal prefetto Saveria Greco, che ha chiesto la collaborazione della Chiesa sia per meglio tutelare la sicurezza dei cittadini che per prevenire le devianze e le dipendenze dei giovani, che per meglio assistere gli immigrati, i quali nel nostro territorio sperano di trovare un futuro migliore. Don Andrea, così come lo hanno semplicemente apostrofato i giovani, quasi a farlo sentire uno di loro, è stato accolto dagli iscritti dell'Azione Cattolica, dagli scout, da molti sindaci di comuni della diocesi, da politici e dalle forze dell'ordine, da molti presbiteri e diaconi. Sul palco accanto a lui c'erano due carabinieri in alta uniforme, mentre hanno attestato la loro presenza con il gonfalone i comuni di Fano, Cagli, Pergola, Cartoceto, San Lorenzo in Campo e Apecchio. Monsignore Andreozzi è apparso particolarmente emozionato. Con il suo spiccato accento fermano ha ringraziato tutti, forze dell'ordine, protezione civile, volontari per l'accoglienza dimostrata. Ha sottolineato il valore dell'accoglienza, del dialogo tra le generazioni, della cura dei figli e degli anziani, del volontariato, della pace. Poi ha aggiunto: un secondo atteggiamento, quello che più mi sta a cuore, il gioco dal basso. Nel calcio moderno
molti allenatori privilegiano questa tattica, che permette una visione del gioco ad ampio respiro e fa partecipare tutti all'azione, a cominciare dal portiere. Si capisce che mi piace seguire il calcio, ma questo stile credo che sia davvero necessario per coinvolgere tutti, fin dalla progettazione di un'azione. Ed è uno stile che richiede sia il pensiero, sia una preparazione, ma poi anche richiede a tutti di giocare e di scendere in campo. Respiro quest'aria di festa che mi circonda e che mi dà tanto coraggio e tanta forza per cominciare nel migliore dei modi questo mio servizio. Dal Pincio, Andreozzi si è recato in Duomo, dove ha ricevuto l'ultimo saluto di Trasarti. Poi, entrato in cattedrale, ha celebrato la messa solenne insieme a 8 vescovi, decine di sacerdoti e diaconi e tanti, tanti fedeli. Quindi si è recato al Gonfalone e nella Pinacoteca di San Domenico per salutare altri cittadini. La città di Fano ha festeggiato insieme al nuovo vescovo la ricorrenza del santo patrono San Paterniano. Questa mattina all'interno della Basilica la prima santa messa officiata da Monsignor Andreozzi, che ha ricordato la storia del santo e lanciato un messaggio alla comunità. Per tutta la comunità di Fano, quella del 10 di luglio è una giornata importante e speciale allo stesso tempo, perché se da una parte si festeggia il santo patrono della città, dall'altra si dà il benvenuto al nuovo vescovo Monsignor Andrea Andreozzi. Già dalle prime ore del mattino la Basilica si è riempita di numerosi fedeli in occasione delle celebrazioni legate a San Paterniano, che si sono susseguite ogni ora. Ad officiare la Santa Messa delle ore 11 per la prima volta, Monsignor Andreozzi, che ha salutato i presenti e lanciato un messaggio alla cittadinanza. Io raccolgo il frutto di ciò che tu hai seminato. Dice Gesù nel Vangelo, alcuni seminano, altri hanno la fortuna di mietere. Io vengo a raccogliere il frutto di ciò che altri hanno seminato e oggi sono qui a ringraziare il patrono per il lavoro di tutti voi. Sono qui, Paterniano Vescovo, nostro patrono, per chiedere il tuo aiuto, per chiedere la tua protezione, la tua intercessione. Lo faccio per me all'inizio del mio mandato, lo faccio per tutti i miei fratelli e sorelle che sono qui oggi e per questa Chiesa. Assistici, accompagnaci con la tua preghiera. Dona forza e sii accanto a coloro che hanno delle responsabilità. Paterniano, tu hai conosciuto il tempo del paganesimo, ma hai saputo avvicinare le genti, i gentili. E questi termini ci portano ad un terzo vocabolo che piace al Santo Padre Francesco. Gente, gentile, gentilezza. È la chiave del come, è la chiave dello stile. Senza la gentilezza non potremo incontrare i gentili. Senza uno stile non potremo evangelizzare le genti. Un messaggio di festa innanzitutto, perché abbiamo bisogno di fare festa e di celebrare anche le occasioni di festa e di incontro tra le persone. Quindi la capacità di essere nella gioia, di incontrarci in un clima di festa e in un clima di distensione, anche di reciproca accoglienza. Celebrare il patrono significa ritrovarsi come comunità, una comunità nella quale io mi inserisco ormai da un paio di giorni e quindi per me è tutto nuovo e penso che piuttosto che sia io a dare un messaggio alla città, è la città che rivolge a me il suo messaggio di amicizia, di cordialità e anche l'invito ad essere attento e a conoscere quanto prima i luoghi, gli ambienti e le persone.
Presenti alla funzione anche le autorità militari e civili. Festeggiare il patrono significa creare un momento di identità di una comunità, un senso di appartenenza e un riferimento per quelli che sono i valori spirituali e religiosi. È anche un bel momento perché è celebrato il nuovo vescovo Andrea, è un bel momento ma soprattutto un bel messaggio. Come uso le parole di Sua Eccellenza il Vescovo, delle genti gentili nella gentilezza. Ecco un messaggio che ci portiamo dietro in questa giornata dove si festeggia il Santo Patrono. E vi ricordo che questa sera in piazza 20 Settembre torna la classica tombola di San Paterniano. Un appuntamento organizzato dalla Proloco di Fano e dall'Associazione Le Persiche in collaborazione con il Comune. Il biglietto, dal costo di 2,50 euro, potrà essere acquistato anche nel gazebo predisposto in loco. E i premi spendibili in buoni spesa avranno i seguenti valori: 450 euro per la quaterna, 500 euro per la cinquina e 1250 per la tombola. Il ricavato sarà devoluto alla mensa di San Paterniano che ogni giorno aiuta le persone in difficoltà. L'estrazione è prevista per le 22:30, mentre dalle ore 21 è in programma musica dal vivo anni 60 e 70 con DJ che animeranno l'iniziativa. E adesso andiamo a vedere dove hanno trascorso questa giornata di festa i fanesi e i turisti nel prossimo servizio curato da Esther Musco. Siamo al Lido del Lungomare di Fano, oggi è festa patronale, si festeggia il Santo Patrono San Paterniano, è una bellissima giornata di sole, andiamo a scoprire come i fanesi e anche i turisti festeggeranno questa giornata di festa. Seguiteci! Oggi come la passa questa giornata della festa patronale? La passo bene venendo qui al Lido 2. Quindi al mare? Al mare. Il pranzo sarà al mare o rientra a casa? Penso che rientrerò a casa. Allora, questa mattina sono qui al mare e poi pomeriggio vado alla messa stasera verso le 9 e poi la passerò sì, vado su in città, c'è la tombola, quindi da fanese io partecipo alla festa di San Paterniano perché è una festa effettivamente di cui ci crediamo tutti. Ha un ricordo della sua infanzia o della sua giovinezza in questa giornata particolare? Con i miei genitori si andava sempre alle tombole, quindi queste cose qui, quindi niente di particolare, però sì, è un bel ricordo. Quindi da io da piccolina sento questa festa. Festa patronale, Santo Patrono di Fano, però te lavori? Alla fine all'aria aperta, quindi è un lavoro piacevole, dai. Poi abbastanza difficile, insomma, poi magari può succedere, però. Che oggi di solito si dice che il giorno della festa patronale c'è. Dovrebbe fare il bagno anch'io, se sapevo questa cosa, vabbè. Ma quindi massima attenzione. Sì, oggi ci vuole massima attenzione. Animatrice anche la giornata della festa patronale. Eh sì, è stata una bella cosa perché comunque stando assieme a loro, assieme ai bambini, uno fa rivivere, cioè nel senso fa tornare i bambini, quindi è una cosa anche molto bella. In più uno si diverte. E come la vivono loro questa giornata di festa patronale? Ma penso bene, nel senso vedendo i loro sorrisi, i loro sguardi, si vede che sono proprio pieni di gioia. Lei però ha visto che ha fatto il bagno. Certo. Era una tradizione, anche da ragazzo si diceva che non bisognava fare il bagno, ma ormai è stata abbandonata, credo. Era il periodo che si stava con gli amici, finite le scuole, quindi ci si ritrovava, si stava insieme. Siamo qua da 2 giorni, quindi oggi siamo qua al mare, poi verso il pomeriggio torniamo a casa a Cagli, ma non sapevamo fosse il patrono. Oggi si dice che il giorno del patrono non si fa il bagno a mare, la sapevate? Sì, sono delle voci che abbiamo sentito questi giorni, ma non sarà un problema perché è 3 giorni che non tocchiamo l'acqua, quindi... Stamattina, come vedo, sono al mare e nel pomeriggio penso ad andare alla messa San Paterniano, ma quando eravamo ragazzi si andava alla tombola, adesso ormai non interessa più, era tutta un'altra cosa quando si era giovani, naturalmente. Le
Le società sportive Volleyball Mondolfo e Maroso Mondolfo hanno espresso cordoglio per la prematura scomparsa di Festus Nortey, 30 anni, deceduto in un tragico frontale avvenuto tra un furgone e una Fiat 500L sulla strada provinciale che collega Mondragone a Sparanise in Campania. Il trentenne, nato in Ghana e cresciuto a Mondolfo, dove amava giocare a calcio, stava viaggiando a bordo dell'auto insieme ad altri tre giovani rimasti feriti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. E la città di Pesaro è unita nel dolore per la scomparsa della consigliera comunale Anna Maria Renzoni Bezziccheri. La ricorda il sindaco Matteo Ricci per l'impegno da sempre profuso a livello civile, sociale e politico come consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale di Pesaro. Vigili del fuoco in azione questa mattina poco prima delle ore 6 nella zona industriale di Cartoceto per un principio d'incendio di una stazione filtrante presso una ditta di lavorazione metalli. Sul posto due squadre provenienti da Pesaro e Fano che hanno spento le fiamme, raffreddato il macchinario e messo in sicurezza l'area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ed ora diamo spazio, come ogni sera, alle vostre segnalazioni e partiamo dalle immagini che diversi cittadini hanno girato ai passeggi di Fano per documentare quanto sta accadendo, in particolare in questi giorni. È diventato un parco solo per chi non ha rispetto, ci ha scritto un reporter, oltre agli indumenti appesi nella recinzione e altri oggetti, tra cui una coperta lasciata a terra, ci sono anche feci umani sotto gli arbusti. Altre foto sono state scattate questa mattina da una telespettatrice che ci ha scritto: nel lato di via Francesco Palazzi ci sono persone che dormono sulle panchine e sui materassi stesi a terra. Uno scenario non bello da vedere. Altre immagini infine si riferiscono ai bidoni spesso pieni di spazzatura. E passiamo ad un'altra fotografia scattata da un segnalatore di fronte alla Rocca Malatestiana di Fano per mostrare lo stato definito indecoroso in cui versa la panchina con la seduta completamente divelta. Invece nella zona dell'Arzilla ci sono arrivati diversi video con i quali un telespettatore segnala la pericolosità della discesa non asfaltata che conduce nel sottopasso ferroviario e alle spiagge. Infatti, come ci ha spiegato, dopo gli ultimi lavori è diventata ancora più ripida e qualcuno si è già fatto male. Da qui l'appello agli organi competenti di intervenire. Oggi la Memo di Fano compie 13 anni, un traguardo importante realizzato per e con la città. 13 anni in cui la Memo ha incontrato oltre 1.370.000 persone, ha registrato più di 580.000 prestiti, ha iscritto 26.000 nuovi utenti e ha realizzato 3.700 attività dedicate al pubblico. Per l'occasione è stata organizzata una festa di compleanno iniziata oggi pomeriggio che quest'anno ha come tema le leggende e le tradizioni del mondo e delle Marche. Fino alle ore 23 sono previsti incontri, laboratori, letture, mostre, mercatini, premiazioni e l'immancabile torta. Alle 21.15 invece verrà presentato in collaborazione con l'Associazione Culturale Picus il nuovo numero dell'antologia Marche d'autore dal titolo Misteri e leggende delle Marche, durante il quale interverranno alcuni degli autori presentati e coordinati da Jonathan Arpetti. E torniamo a parlare dei saldi estivi iniziati la scorsa settimana, un'ottima occasione per acquistare capi in tendenza a prezzi scontati fino al prossimo 31 di agosto. Anche i città, i fanesi, ne stanno approfittando per fare buoni affari. Sentiamo allora le interviste nel prossimo servizio di Cristiana Guerra. Lei fa un giro al mercato stamattina, ma acquista solo al mercato anche durante l'anno oppure approfitta dei saldi?
Ma no, io acquisto, veniamo al mare a Torrette, quindi il sabato diciamo veniamo consuetudinalmente sempre qua, facciamo colazione in giretto e compriamo insomma. Con i saldi, ha visto qualcosa nei negozi? No, nei negozi ancora no, sinceramente, no, ancora no. Però penso che la passeggiatina lungo il corso la faremo. Sì, visto che sono i saldi, comprerò anche nei negozi. Che cosa in particolare? Beh, vestiti, scarpe. Quanto pensa di spendere più o meno? Poco. Io ho appena acquistato un paio di scarpe in saldo di ottima marca e quindi sono soddisfatta. Il sconto è stato applicato? Diciamo il 50%. Quindi ha fatto un buon affare stamattina? Buon affare. Diciamo che non è proprio immediato. Saper cercare, saper valutare, questo sì, però ci sono, si trovano veramente delle belle occasioni. Abbiamo dato un'occhiata alle vetrine, poi vedremo, valuteremo soprattutto le cose per i bambini. Qual è il vostro budget di spesa? Avete già un'idea? Penso per tutti e quattro su 200 euro, non tantissimo, purtroppo gli stipendi sono sempre rimasti così, i prezzi aumentano nonostante i saldi e quindi è difficile comunque. Questo all'occorrenza, però approfitto per gli sconti. Mi ha trovato buone occasioni stamattina? Sì, sì. No, non ci lamentiamo, dai, i nostri soliti clienti ci sono venuti a trovare, abbiamo avuto un buon riscontro, speriamo di continuare e che non si fermi solo ai primi giorni, ma prosegua un pochino anche per più avanti. La notte dei saldi? La notte dei saldi, dai, la gente ce n'era, movimento c'era, come acquisti un pochino meno, abbiamo lavorato più durante la giornata che nel dopo cena. Ho dato un'occhiata, mi sono fatto qualche idea, io acquisto sempre le solite cose, nel senso cambio colore. Però... Siti, borse, adesso devo studiare un po', poi valuterò. Mi ha fatto una passeggiata per il corso, sta facendo, poi valuta. Passeggiata sì, per vedere che cosa c'è, poi magari ritorno con calma. C'è poco lavoro, solo che speriamo adesso agosto. E se non aumentano gli stipendi e le pensioni, la gente con quello che costa la vita... Venerdì scorso a Saltara di Colli al Metauro si è svolta la 21esima edizione di Saltarua, l'evento di musica, arte ed enogastronomia che si è riconfermato come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Ospiti d'eccezione la Dino Gnassi Band e il cantante Marco Ferradini che con il brano Teorema ha ripercorso la storia della musica degli anni 80. Non voglio mica la luna, voglio soltanto l'estate. Una serata iniziata al calare del sole nella splendida cornice di Saltara con tre concerti e una serie di mostre di pittura, scultura e fotografia. Venerdì 7 luglio si è svolta la 21esima edizione di Saltarua 2023, evento di musica, arte ed enogastronomia che ha visto la partecipazione di 1500 persone, un pubblico sempre più numeroso che ormai da anni presenzia ad una manifestazione tra le più attese della Bassa Val Metauro. Non solo una passeggiata tra le mura e gli scorci più suggestivi di questo borgo medievale del XII secolo, ma un percorso musicale e artistico che ha regalato al pubblico presente la musica cubana dei Pennabilli Social Club, del trio Frank Silvera, capitanato dallo swing di Mario Aiudi, e dalla eterea voce in fisarmonica della compositrice Sara Calvanelli. Nella piazza principale, special guest della serata Marco Ferradini, che con il brano Teorema ha ripercorso la storia della musica degli anni Ottanta, seguito dall'esibizione della Dino Gnassi Band, con la partecipazione di Claudio Morosi, voce e tastiere. Sono felice di essere qui perché nelle Marche molto spesso ci capito. Conosco degli amici e delle amici a Fermignano e quindi per me è una, ogni volta è anche una vacanza, oltre che motivo di interesse per il lavoro è anche una vacanza, anzi molto più spesso è vacanza che altro. Stasera canterà uno dei pezzi più famosi in assoluto della storia della musica italiana che è Teorema. Ancora oggi un brano che può essere considerato attuale per il suo testo molto particolare. Alla fine... è una canzone che parla di noi, che racconta veramente chi siamo senza ipocrisie
e dice che in fondo non cambiamo mai, perché noi siamo cielo e siamo terra, siamo grandi cose e anche meschineria. E in questa canzone c'è tutto, c'è come reagiamo noi di fronte alle difficoltà, e siccome parliamo d'amore è una cosa che ci accomuna tutti, quindi penso e spero che non passi mai. Arriverà con mille idee un cesto di realtà. Presenti il sindaco Pietro Briganti, che ha espresso il suo orgoglio per una manifestazione che ogni anno accoglie un pubblico sempre più numeroso e affascinato dalla bellezza del luogo, e Irene Cecchi, vicepresidente della Proloco Saltara, che ancora una volta, unitamente a Veronica Clark, direttore artistico della manifestazione, hanno saputo coordinare in modo esemplare il connubio enogastronomia e arte. Vero proprio orgoglio, perché è una manifestazione ricca di iniziative ed è veramente molto attrattiva. Siamo qui in un borgo meraviglioso, che è il borgo di Saltara, di Coglia Metauro, che danno la possibilità a tutti di poter passare una piacevole serata, quindi degustando quelli che sono i prodotti della nostra enogastronomia eccellente di questi territori, e poter fruire di una serata fantastica con un ascolto di buona musica. La Proloco di Saltara è molto contenta tutti gli anni di portare avanti questo evento, che ormai è la 21ª edizione, e devo dire che questo è stato possibile grazie all'aiuto che ogni anno ci danno tutti i volontari della Proloco in primis, ma anche tutti quelli che collaborano con noi, quindi dall'amministrazione comunale, all'associazione delle arti, al consiglio regionale delle Marche, all'Umpli, e quindi a tutti gli autori, a tutti gli attori che operano per la buona riuscita di questo evento. Altissimo anche l'interesse per i dipinti, le sculture e le gallerie fotografiche, che hanno impreziosito i percorsi tra scalinate e sottopassaggi, esaltando la bellezza di uno dei borghi più caratteristici del territorio marchigiano. Senza amore un uomo che cosa è? Questa l'unica legge che c'è. E con questo servizio di Stefania Bonomi chiudiamo il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire il secondo approfondimento dedicato alla Fano dei Cesari, che torna questa settimana nel centro storico da mercoledì 12 a domenica 16 luglio. Ed è veramente tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. We'll be right back.